Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato dei biscotti da latte. Mettiamo due uova intere in una ciotola e aggiungiamo 50 g di latte. Aggiungiamo 50 g di olio d'oliva. g di zucchero, la buccia di un limone non trattato, oltre alla buccia un po' di succo di limone, una bustina di vanillina, 300 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci. Iniziamo a mescolare con la punta delle dita. Naturalmente potete aggiungere anche altra farina, come è capitato a me. L'impasto dovrà risultare morbido ma non appiccicoso. L'impasto è questo, ora lo facciamo riposare 10 minuti in modo da far rilassare la massa glutinica e lo copriamo con un canovaccio. Dopo aver fatto riposare l'impasto per 10 minuti, iniziamo a tagliarlo e formiamo delle palline di circa 50-60 grammi. Ora daremo ai nostri biscotti da latte una forma allungata. Potete allungare normalmente, anche così, oppure pizzicarli alla punta e dargli una forma diversa, come volete. Ora spennelliamo con un po' di latte in superficie i nostri biscottini. Ora mettiamo un po' di zuccherini sui biscotti e poi un po' di zucchero di canna. Ora inforniamo a 180 gradi per 20 minuti in forno preriscaldato. I nostri biscottini sono pronti e ora li sistemiamo. Io accanto ho messo anche un po' di frutta, li potete gustare con la marmellata, col cioccolato, col pistacchio, come volete, o semplicemente bagnati nel latte o nel tè. Grazie per la visione e alla prossima!